sono Majo, benvenuti nel mio canale, benvenuti in questo video interruttivo su 10 Minutes Until Dawn, ovvero 10 minuti prima dell'alba. Un gioco con una grafica talmente brutta, talmente minimale, da farmelo piacere a bestia. Questo gioco rientra sicuramente nella selva di giochi che potremmo intitolare "Perché Majo hai comprato una 30 Ti per poi giocare a giochi di merda?". Il gioco è molto somigliante a Vampire Survivor o giochi di questo genere, ma ha un qualcosa che te la fa prendere ancora più bene. E sì, è proprio la grafica minimal. È bella! E adesso, prima di andare a vedere insieme questo video, vi invito a iscrivervi al canale e cliccare sul tasto della campanella, ma soprattutto a fare un atto di fede incredibile, che è quello di cliccare anche sul tasto del like. Tasto che è gratuito, ma che cliccare probabilmente vi porta una scossa elettrica, perché non lo fate mai. Ma è un atto di fede perché? Perché il video ancora non l'avete visto, blaterato e basta, e quindi farlo adesso sarebbe un atto di fede. Perché vi dico di farlo ora? Perché dopo ve ne dimenticherete, perché il grande filosofo Vujadin Boskov diceva: testa di spettatore YouTube, buona solo per cappello. Quindi adesso clicca sul like, il video va avanti. Andiamo a farci cancellare direttamente da qualunque cosa si muova su questo schermo. Questo albero lo voglio devastare, perché so già che è un broccolo troppo cresciuto e non un albero, e quindi in quanto tale deve perire. Come vedete, ogni tanto i nemici, non sempre, però quasi sempre, droppano delle monetine. E come vedete, monetine o quello che sono, sfere, fate voi, ci aumentano il livello al di sopra, quindi dando la possibilità di sbloccare delle perk, come adesso vedremo. Questo Ghost Friend summona un amico fantasma che fa 22 danni fondamentalmente. Power Shot, danni delle pallottole sono 25% in più e fanno knockback del 20%, quindi mandano più lontano. Oppure Electro Mage, ogni secondo colpo tira giù dei fulmini e fanno 22 danni. 22 è un numero ricorrente, come vedete. Haste, movimento 20% in più e Fire Rate, ovvero cadenza di fuoco maggiorata del 5%. Come vedete, a sua volta sbloccano delle altre cose, quindi hanno un loro perché. Frost Mage, le ballets, i colpi, quindi le pallottole, hanno un 35% di frizzare la gente per 3 secondi, mentre il boss soltanto per 0,3. Ma non è per niente male. Andrei di Power Shot, il fatto di avere un knockback mi piace non poco. Oltre ad avere anche più danno, chiaramente, che schifo non fa. Questo si potrebbe abbinare bene eventualmente con uno shot multiplo, quindi se troviamo, abbiamo la fortuna di trovare un qualcosa, vedete l'albero, lo sapevo, si animava, era mannaro. Se avete la possibilità di avere come vantaggio, e dopo lo vedremo se si sblocca come perk, quello di tirare più colpi, il fatto che facciano tutti knockback e più danno, male non fa di sicuro. Quindi adesso questi octopus sono il nemico iniziale, sono abbastanza pippe, con due colpi come vedete vanno giù. Big Shot, 35% di danno in più, 40% di grandezza del proiettile, però diminuisce il fire rate. Non mi fa impazzire come cosa. Direi che possiamo andare di questo pick da un 50% di probabilità di dare fuoco e fare danni nel tempo con i nostri colpi. Vediamo se lo applichiamo a qualcuno prima o poi. Sì, uno ha preso fuoco, ma è abbastanza pippa come power, come perk, quindi la prossima volta col cavolo che lo riprendo. Mi sembra abbastanza inutile contro questi che con due colpi muoiono, ci vuole forse con roba più grossa, non con questi. Fanno danno anche a quelli accanto, quelli che esplodono? Scrivetemelo, perché non me ne sono accorto, magari me ne accorgo adesso, ma sì, sembrerebbe di sì. Se mi date una conferma ne sono ancora più felice. Tanto io volevo delle perk e non mi sono arrivate. Come vedete, andare indietro e fare danno non è così conveniente, perché vi allontanate dalla zona delle vostre reward buone in terra. Quindi raccattare è bene, scansarsi e basta è male. Sì, quelli decisamente sono comodi da morire. Holy Shield, vai, ci protegge. Ok, summona un pugnale magico. Fire rate aumentato, non mi dispiace per niente. Quindi tiriamo più spesso e ricarichiamo più velocemente anche, cosa che non fa per niente schifo. Io aspettiamo di metterlo insieme ad altri per farli esplodere. Eccolo qua, esattamente quello che volevo fare. Esplodi, esplodi, esplodi. Grande, grande esplosione. Grande mago. Ancora, ancora, ancora. Vai, fagli vedere come si esplode. Insegnagli a esplodere. Bravissimo, te sì che sei un uomo, mica me ma. Oh, eccolo il double shot. Ci voleva proprio. Oddio, mi sto infilando in un cul di sac notevole. Ok, e adesso iniziamo a avere un pochino più di cadenza di fuoco. Quello del fuoco è veramente inutile invece. Attenzione agli alberi mannari, ricordatevi che non sono così inermi come potrebbe sembrare, perché tirano appunto delle bombazze. No, no, te!
Stavamo rischiando fortissimo, ma molto molto forte. A questo punto Splitfire, shoot an additional bullet behind you. Ok, con questo vi tiriamo un colpo anche dietro di noi, che per ora sembra inutile, ma vedete? Si sa mai, non si sa mai. Tirare più colpi è sempre cosa buona e giusta, quindi aumentare la cadenza di fuoco, aumentare i colpi, cercare di non crepare, potrebbe essere positivo. Per ora i nemici, come vedete, sono sempre abbastanza gli stessi. Quindi alberi, quindi non dovete avvicinarvi, che per esperienza vi dico, vi prendono a legnate nei denti. E questi aggeggi che esplodono, che sono molto comodi, e dovete cercarli come il pane. Eccolo, l'octopus mannaro globale, totale, mondiale dell'amore supremo, che è quello arrossato lì, perché deve avere la congiuntivite o qualcosa del genere, gli occhi rossi, o si è fatto le canne o ha la congiuntivite, ma di solito non è la congiuntivite. Ancora più, guarda, non leggo nemmeno, volevo questo da tutta la vita, da quando sono piccolo che volevo sparare tutti questi colpi, quindi... abbiamo preso un danno? Ai ai ai, inizia a essere più confusionaria la storia qui. Ai 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 ai. Più nemici, più onore. Ma più nemici è anche uguale, più possibilità di morire fondamentalmente. Ciò non è proprio la cosa più bella che cerco. Cerchiamo di passare il livello, vedere se c'è ancora la perca che mi ridà vita. Col cavolo, me l'hanno tolta. Gli nemici esplodono un 5 pallottole quando muoiono, facendo il 10% di danno. Non è granché, sono anche abbastanza pippe con i nemici, però se tutti esplodessero sarebbe un mondo migliore. Oh, guarda là che rimbalzio di proiettili. Guarda là, guarda là. Guarda che bellezza. Un ricochet continuo. Però ci si distrae. Corri Majo. A distanza me l'ha preso. Rapid fire. Take tutta la vita, 25% in più. Ma stai scherzando? Vai vai casse. Guarda là. Guarda che bella corsa al livello successivo. Vitality, vitality. Prendiamo vita, prendiamo vita, che sennò qui è un dramma. Guarda, guarda, guarda che rimbalzio di proiettili. Ci facciamo strada, ci facciamo di esplodere. Via, 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 si livella, si livella, si livella, me lo sento. I feel in my butt. Lo sento in culo in realtà, dovrebbe dire. Volevo dire I feel in my guts, ma... nelle viscere. Ok. Fresh clip, no. Big shot, ancora più grosso. Un big shot, però, adesso che ho... Però anche questo non è male, eh. Bullet speed, tutto più veloce. Ah dai, facciamo una mitragliatrice vivente. Chiaramente le build cambiano da partita a partita. L'albero! Da partita a partita potete cambiare build. Gli alberi mi sembra che siano abbastanza sull'immortale andante, quindi... sono veramente fastidioserrimi. Speriamo... questo ricochet continuo, speriamo di... trovare una perca rapida. Il mio mini pony! Ah! Questo me l'hanno mandato per ammazzarmi definitivamente subito. Bastardi, vi odio! Livello 10. E così si interrompe. Questa era la mia seconda partita, giusto per provarlo. L'avevo provato una volta. Il gioco è veramente molto divertente. So quello che ho detto all'inizio del video, quindi capisco che alcuni non digeriscano la grafica di questo genere e pochi colori. Ma vi assicuro che se lo provaste, vi divertireste. E penso anche di averlo coniugato nel modo giusto questo... eh no, è questa, è femminile frase. Niente, ho ucciso l'italiano come il mio solito. E come cantava Nelly Furtado, all the good things come to end. È vero, tutte le cose belle hanno una fine, anche questo video ha una fine, anche se non è bello, però ha comunque una fine. Se vi è piaciuto invito a mettere un like, commentare, condividere, scrivetemi il vostro record, ma soprattutto cliccate sul tasto della campanella e quello dell'iscrizione, perché se non vi iscrivete la campanella non ve la fa cliccare. Quindi grazie e buona visione del prossimo video. Ciao!